Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo video tutorial di Cubisound. Oggi andiamo a scoprire un'app gratuita, un'app che all'interno ha dei loop, dei beat, delle cose molto interessanti per, diciamo, divertirci a creare qualche musichetta, qualche brano. Andiamo subito quindi sul Play Store, andiamo a digitare il GroovePad, si apre, andiamo a cercare questa app qua. La scarichiamo, io l'ho già scaricata, quindi non ci resta altro che aprirla e andare a vedere il suo interno. Ok, è una drum pad machine con moltissimi ritmi suddivisi, diciamo, in stili, hip hop, vediamo l'hip hop, il techno house e l'elettronica e così via. Il tutto è suddiviso all'interno di questi, diciamo, di queste cover CD. Come vedete, alcune cover hanno, diciamo, la coroncina e alcune no, quindi andiamo a vedere una di queste con la coroncina che vi permette di ottenere il pacchetto all'interno guardando un semplice video, oppure di sbloccare tutti i pacchetti audio e con la prova gratis 7 giorni. I costi sono per una settimana 4,99 euro, oppure i 12 mesi, quindi tutto l'anno 29,99 euro. In questo momento c'è l'offerta che vi fa risparmiare l'88%. Torniamo indietro, andiamo ad aprire uno di questi, diciamo, pacchetti senza coroncina, quindi uno di quei pacchetti che già l'app di per sé vi dà gratuitamente. Ok, essendo gratuita c'è questi 5 secondi di pubblicità. Vediamo l'app, la parte sopra abbiamo lato B che vi permette di diciamo di usare tutti e due questi banchi qua, dove all'interno ci sono appunto i loop, beat e così via. Al centro c'è il pulsante registra, andiamo a vederlo. Facciamo questa registrazione di 2-3 secondi, lo stoppiamo. E ci permette ovviamente di andare a rinominare il nostro file che chiameremo FFFF. Ok, andiamo poi su FX effetti, dove c'è questo primo filtro, diciamo, ok, che vediamo subito dopo quando ascoltiamo qualche suono. Poi abbiamo il flanger, il reverbero, il delay, che sono altri effetti che possiamo, hanno la coroncina, quindi il stesso discorso di prima, che possiamo scaricare, diciamo, abbonandoci. Andiamo avanti, sentiamo uno di questi, diciamo, suoni, vediamo la batteria. Iniziamo ad aggiungerci un basso. Andare a spostarci al lato B o al lato A e andare ad aggiungere un suono se vogliamo. Ok, perfetto, andiamo a sentire l'effetto sotto. Come potete vedere, nella parte sopra abbiamo questo, diciamo, quadratino bianco che vi permette di interrompere contemporaneamente tutti i suoni. Abbiamo sempre la nostra piccola pubblicità di 5 secondi. Direi che per questa app è tutto. Un'app molto, scusate, ho fatto partire erroneamente quest'altro suono. È un'app molto interessante, è un'app che potete scaricare gratuitamente dal Play Store. Per oggi è tutto, ti saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!